abbiamo circa 6 milioni di immigrati irregolari che sono una parte fondamentale della nostra economia, producono l'8% del PIL, quindi pagano le pensioni degli italiani. Tanto per dirne una, noi abbiamo 800.000 figli di immigrati. Se non ci fossero, chiudiamo 35.000 scuole e 68.000 professori sono scarsi, senza bambini, uffici. Quindi il problema che noi dobbiamo affrontare invece sono i 500.000 che hanno perso i documenti perché è scaduto il permesso di soggiorno, per mille ragioni, oppure perché viene rifiutata la loro richiesta d'asilo. E noi proponiamo, proprio perché ne abbiamo bisogno tra le altre cose, a parte l'umanità, ma insomma, che invece anche questi siano incanalati in percorsi di legalizzazione collegati al lavoro e distribuiti nelle varie città in piccoli gruppi, perché quello che non è gestibile sono i grandi campi della disperazione, in buona sostanza. E peccato, e questo è un sistema che ci viene riconosciuto anche a livello internazionale, peccato che solo 1000 sindaci hanno aderito a questo schema, e che peraltro proprio per l'esistenza della Bossi Fini ha molte molte limitazioni. Quindi è un'umanità che ci fa bene, non è neanche pensabile rimandare indietro 500.000 persone, come vi potete immaginare, quindi è meglio che al di là delle polemiche e della demagogia ci sediamo a un tavolo e vediamo come si può fare. È una storia più lunga, perché ricordo che fu Marco Pannella all'elezione scorsa che, creando qualche scompenso, insomma, comunque decise il sostegno a Pizzarotti in base ad alcune dichiarazioni, anche comportamenti che Pizzarotti aveva avuto. E questa sintonia su alcuni temi, sia sui diritti civili che sulla questione migranti, è continuata negli anni, in questi anni di amministrazione, sicché i risultati anche di questi anni ci portano a sostenere la candidatura di Pizzarotti con, come dire, normalità. Quando poi si lavora insieme, si condividono delle cose, virgolette, non è uno strappo, insomma, è semplicemente un appoggio che deriva da una politica di sintonia. Poco, perché gli Stati membri non hanno mai voluto dare all'Europa la competenza di questa materia, l'hanno sempre voluta tenere a livello nazionale, nella loro, virgolette, saggezza. Questo hanno deciso di fare, per cui l'Europa ha poche competenze, anzi non ne ha, e quando fa delle proposte, tipo la riallocazione, eccetera, eccetera, gli Stati membri non si sentono obbligati a farlo. Per cui questo è uno dei limiti di una politica che è diventata di estrema attualità, ma che molti capi di Stato non hanno visto venire, quindi l'hanno tenuta a competenze nazionali.